Grazie Francesco e benvenuti a tutti, buongiorno e bentrovati a questo secondo appuntamento del webinar dedicato al potere di ordinanza dei sindaci in regime di emergenza. Nel corso del precedente webinar è emersa la necessità di un approfondimento delle tematiche legate al perimetro, diciamo così, all'ambito entro cui possono muoversi le ordinanze sindacali e agli aspetti pratici della loro attuazione. Abbiamo quindi ritenuto opportuno svolgere questo webinar di oggi proprio per tentare di dare una risposta ai numerosi quesiti che sono stati posti nel corso del precedente appuntamento. Per cui la prima parte del webinar sarà dedicata al rapporto tra i DPCM che sono stati fin qui adottati per far fronte all'emergenza sanitaria e le garanzie costituzionali dei diritti. Tratteremo poi anche il rapporto. Grazie a voi, scusate per questo piccolo inconveniente tecnico. E vi stavo appunto dicendo che il webinar sarà suddiviso in due parti. Nella prima parte ci sarà la trattazione, l'approfondimento dei rapporti che intercorrono tra i DPCM che sono stati appunto adottati finora e le garanzie costituzionali dei diritti, così come i rapporti tra i DPCM e le ordinanze sindacali e regionali. Nella seconda parte invece tratteremo il tema dell'ambito oggettivo delle ordinanze sindacali, con una particolare attenzione agli aspetti pratici della loro attuazione. E sono con noi oggi il professor Marco Di Folco, ricercatore di diritto pubblico presso l'Università di Tor Vergata e professore di diritto delle autonomie territoriali presso l'Università LUISS. La dottoressa Mariangela Danzi, segretario e direttore generale della città metropolitana di Roma, e la dottoressa Laura Albani, responsabile del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile dell'ANCI. Non rubo altro tempo ai nostri relatori e cedo la parola al professor Di Folco. Grazie e buon webinar a tutti. Forte e chiara, insomma, poi altrimenti me lo segnalate. Io intanto ringrazio naturalmente dell'invito a questa seconda edizione webinar, della quale ci vengono chiesti alcuni approfondimenti, come veniva detto nell'introduzione. Rispetto alle cose che ci eravamo detti nel webinar precedente, e direi che è del tutto logico, del tutto normale che ci fosse un bisogno, un'esigenza di approfondire, di chiarire punti, perché noi ci troviamo di fronte ad una situazione, come tutti sappiamo, in larga misura inedita, della quale sicuramente si continuerà a parlare anche dopo che sarà conclusa, speriamo, auspicabilmente presto. Quindi direi che è del tutto fisiologico che ci si trovi di fronte ad un'esigenza di approfondimento e di chiarimento. Aggiungo immediatamente che questo tema dei rapporti fra poteri di ordinanza e diritti costituzionalmente garantiti, o il tema dei rapporti tra i poteri di ordinanza dei vari livelli di governo, è stato, come dire, un problema particolarmente significativo e urgente nella fase acuta, diciamo, dell'emergenza. Però io credo che sia bene parlarne anche in un momento in cui si comincia ad impostare la fase della cosiddetta ripartenza, cioè dell'allentamento delle misure restrittive, perché naturalmente anche lì ci sarà bisogno di coordinare gli interventi dello Stato con quelli delle autonomie territoriali, cercando un po'
di armonizzare delle visioni o delle impostazioni che come sappiamo anche dai resoconti della stampa, diciamo, non sono del tutto coincidenti. Allora, detto questo, leggendo un po' le domande, le molte domande che erano state formulate a noi relatori nella precedente edizione, io ho provato, direi, essenzialmente ad isolare tre macro temi fondamentalmente ai quali si ricollegavano le richieste di approfondimento. Allora, il primo tema sul quale vi erano delle domande e degli interrogativi è quello che riguarda il rapporto tra poteri d'urgenza e garanzie costituzionali dei diritti di libertà. Ed è assolutamente logico, naturalmente, che un problema di questo genere si ponga, perché noi siamo di fronte, diciamo, ad un evento per certi aspetti di portata assolutamente storica, e cioè siamo di fronte alla più intensa e significativa. Professore, chiedo scusa anche a lei, le chiedo di alzare anche il suo microfono leggermente. Qualche secondo. Clicchiamo ok. Ok. Allora, dicevo, ecco, che il tema del rapporto fra i poteri di urgenza e le garanzie costituzionali dei diritti e dei diritti di libertà è logico che è un tema che si pone con particolare urgenza in questa situazione, perché noi siamo di fronte ad un periodo storico nel quale stiamo, come dire, assistendo alla più ampia e intensa restrizione dei diritti di libertà della storia repubblicana, insomma, questo è un dato evidente. Siccome la delicatezza della materia l'avvertiamo tutti, qui le principali domande riguardavano no, la questione se in che termini si può procedere a restrizioni di questo tipo e in particolar modo se gli strumenti che sono stati prefigurati per affrontare questa emergenza siano effettivamente sul piano giuridico degli strumenti, come dire, corretti, no? Cioè quindi rispettosi del sistema delle garanzie costituzionali dei diritti di libertà. E poi, naturalmente, come è anche ovvio, diciamo, voi avete posto, come dire, tutta una serie di interrogativi che riguardano naturalmente il rapporto tra i poteri d'urgenza di diverso livello, quindi tra i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze regionali, e poi naturalmente ovviamente anche le ordinanze sindacali. Anche questo, come dire, è un tema, diciamo, sul quale è assolutamente naturale e logico che vi fossero delle richieste di approfondimento, perché l'accentramento in capo al governo, anzi più esattamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che a mio modo di vedere ha una sua precisa giustificazione sul piano costituzionale, tuttavia non ha, come tutti sappiamo, impedito l'esercizio di autonomi poteri di ordinanza da parte sia delle regioni che degli enti locali, dei comuni in particolare, per cui si è posto un problema molto complicato di perimetrazione, rispetto al quale io intenderei oggi farvi anche qualche riferimento ai primi pronunciamenti su questi temi della giurisprudenza amministrativa, naturalmente la giurisprudenza amministrativa cautelare, questo è ovvio, dalla quale però secondo me si deducono e si traggono alcuni elementi particolarmente interessanti. Tra l'altro segnalo a tutti voi che nel sito della giustizia amministrativa esiste, come dire, probabilmente l'avrete visto, ma insomma,
In caso contrario lo segnalo perché è utile, esiste una sezione che raccoglie per l'appunto la giurisprudenza, per adesso giurisprudenza essenzialmente di tipo cautelare che si sta formando su questa vicenda, su questo tema dei poteri di ordinanza. Allora, passo immediatamente all'esposizione del primo versante sul quale volevo fornire qualche chiarimento che mi sembra utile, e cioè il problema del rapporto tra poteri di emergenza e garanzie costituzionali dei diritti di libertà. Allora, i poteri di urgenza, diciamo così, i poteri di ordinanza stanno incidendo su una serie di diritti di libertà, ce ne sono soprattutto due chiamati in causa dalle misure restrittive, sono naturalmente la libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, di cui all'articolo 16 della Costituzione, e la libertà di riunione, di cui all'articolo 17. E qual è qui il problema di fronte al quale noi ci troviamo? Il problema evidentemente è rappresentato dal fatto che, diciamo così, questi diritti di libertà in linea generale sono presidiati e garantiti attraverso l'istituto della riserva di legge, cioè un istituto che nel caso specifico dei diritti riserva essenzialmente al legislatore il compito di predeterminare, diciamo così, i casi o le modalità nelle quali questi diritti diciamo nelle quali questi diritti possono essere come dire limitati. Ora, il punto è che le riserve di legge hanno, come dire, una logica specifica quando ci si muove nell'ambito della tutela e della garanzia dei diritti. Questa logica specifica è quella innanzitutto di assicurare l'intervento del Parlamento come organo rappresentativo, diciamo, del corpo elettorale, che incarna dunque il principio della sovranità, e poi anche quello di consentire l'intervento degli organi costituzionali di controllo. Mi riferisco al Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale, perché le leggi, gli atti aventi forza di legge sono promulgati / emanati al Presidente della Repubblica e sottoposti al controllo della Corte Costituzionale. Quindi in realtà è questa, diciamo così, la logica delle riserve di legge, quella di chiamare in causa il ruolo del Parlamento degli organi di garanzia. Peraltro, un'ulteriore difficoltà, diciamo così, di fronte alla quale noi ci troviamo, è una difficoltà per la quale le riserve di legge non sono tutte uguali, nel senso che si usa fare una distinzione che conosciamo bene tra le riserve assolute e le riserve relative, quindi si usa distinguere il caso in cui in relazione ad un determinato diritto, e questo è il caso della riserva assoluta, può intervenire solo e soltanto la legge rispetto al caso in cui invece la legge può limitarsi ad alcune disposizioni di principio, fermo restando poi la possibilità di intervenire per il dettaglio della disciplina anche ad atti normativi diversi dalla legge, e naturalmente mi riferisco a fonti di tipo secondario. Quindi, tra l'altro, non è la Costituzione, come dire, a definire espressamente nei singoli casi, in relazione ai singoli diritti di libertà, come dire, il carattere assoluto relativo della riserva, è una questione di interpretazione, e naturalmente, come voi sapete, l'interpretazione può
essere, come dire, diversificata. Vi faccio semplicemente un esempio: la riserva di legge che c'è in materia di libertà di circolazione e soggiorno, che consente al legislatore di limitare appunto questa libertà per ragioni di sicurezza e di sanità, viene da qualcuno interpretata come relativa e da qualcuno interpretata come assoluta. Quindi ci troviamo di fronte anche alla difficoltà di capire, diciamo così, di capire esattamente la portata di questa. Di questo istituto. Allora, questa premessa io credo che ci sia utile. Perché c'è utile? Perché la questione può essere impostata sostanzialmente in questi termini, e cioè se i diritti di libertà sono presidiati da riserve di legge e quindi dalla necessità che vi sia un atto legislativo del Parlamento o comunque un atto legislativo equiparato alla legge del Parlamento, mi riferisco a un decreto legge, a un decreto legislativo. La domanda che chiaramente sorge spontanea e che ci si sta ponendo in queste congiunture è se rispetto a questa materia possa intervenire un atto che evidentemente legislativo non è, e cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un atto amministrativo in realtà. Ora, io direi che questo è un punto, cioè si può fare quello che si sta facendo, si può con DPCM incidere su materie che sono coperte dall'istituto di riserva di legge. Direi che questo, rispetto a questo tema, c'è un dibattito in corso nei lavori anche che i giuristi costituzionalisti stanno pubblicando in questo particolare periodo, e io direi che ci sono due posizioni. Poi io vi esprimerò una mia, come dire, preferenza, un mio orientamento personale, ma ci sono essenzialmente due posizioni, di cui forse la prima in questa fase qui è come dire, maggioritaria. E cioè, la prima linea, il primo orientamento, è un orientamento critico nei confronti del modo di procedere che si è seguito fino a questo momento, nel senso che si dice che proprio in ragione dell'istituto della riserva di legge, le misure restrittive delle libertà che sono state introdotte in questo particolare periodo storico, sono misure che avrebbero dovuto essere introdotte per intero, diciamo così, da un atto di tipo legislativo e quindi non rinviate ad atti di natura amministrativa come i DPCM. In questo senso, si ritiene che le misure restrittive sostanzialmente avrebbero dovuto essere interamente contenute nella fonte primaria e quindi in questo caso nel decreto legge. Tra l'altro vi faccio presente che sostanzialmente questo è il modo di procedere che si è utilizzato in qualche altro ordinamento che sta affrontando una situazione simile alla nostra, per esempio nella situazione spagnola, dove con un atto sostanzialmente equiparabile a quello che noi chiamiamo decreto legge, si sono disposte, tutta una serie di misure restrittive delle libertà. Peraltro lo ha fatto lo Stato unilateralmente, il che ha determinato tutta una serie di rapporti con le comunità autonome spagnole, che sarebbero l'analogo
delle nostre regioni, a dimostrazione del fatto che questo problema del rapporto tra centro e periferia nella gestione dell'emergenza sanitaria non è soltanto un problema italiano. Questa è la prima impostazione che viene sostenuta. La seconda impostazione, invece, ritiene che, come dire, l'uso, il ricorso al DPCM sarebbe, diciamo, un uso legittimo, conforme sostanzialmente al quadro costituzionale. Perché il DPCM che diciamo così sostanzialmente sarebbe espressione di quel potere di ordinanza che il nostro sistema legislativo riconosce come sappiamo da sempre e che soprattutto vorrei ricordare è stato riconosciuto come conforme a Costituzione dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che è stata chiamata a pronunciarsi su questi temi, dei poteri di ordinanza fin dall'inizio, diciamo così, della sua storia, fin dalla seconda metà degli anni 50 del Novecento, per intenderci. Attenzione, vorrei specificare che questa tesi non sostiene che le ordinanze, in questo caso in particolar modo i DPCM, siano assolutamente liberi, diciamo, di introdurre qualsivoglia limitazione alle libertà individuali. Non sostiene questa tesi. Le ordinanze si debbono muovere nel quadro di misure restrittive autorizzate in via astratta, diciamo così, dalla fonte primaria. Quindi ci vuole una norma legislativa che indichi, diciamo, le diverse tipologie di restrizione di diritti che sono astrattamente possibili, fermo restando che poi è il DPCM che concretamente sceglie se attuare o meno quelle restrizioni. Ora sappiamo tutti che nella vicenda che noi abbiamo fin qui vissuto e stiamo continuando a vivere, si è scelta questa seconda strada, cioè la scelta sostanzialmente di non esaurire la disciplina delle restrizioni in un atto di tipo legislativo, ma di associare all'atto legislativo l'esercizio dei poteri di ordinanza di cui stiamo parlando. Devo dire che questa è una scelta che è stata fatto, è stata quantomeno giustificata anche sul piano pratico dal fatto che noi ci troviamo di fronte una situazione in grande evoluzione che cambia rapidamente anche in maniera per certi versi imprevedibile, per cui il DPCM finisce per essere uno strumento che consente sicuramente una gestione maggiormente flessibile della situazione stessa. Allora, come funziona e quali considerazioni possiamo, secondo me, diciamo, esprimere su questo tema del rapporto tra DPCM e riserva di legge, diciamo, nella legislazione speciale in tema di coronavirus. Ora, io devo dire questo, che l'impostazione che si era scelta nel decreto legge originario, cioè il decreto legge numero 6 del 2020, quello che ha fondato, diciamo così, una prima catena di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, era, devo dire, sul piano giuridico un'impostazione che lasciava un po' a desiderare, devo dire, sul piano della tenuta rispetto a tutto questo discorso che sto facendo a proposito di riserve di legge. Perché questo? Perché in realtà
Il decreto legge 6 del 2020, se ricordiamo, conteneva un elenco di possibili limitazioni dei diritti di libertà, ma questo elenco era un elenco che il legislatore configurava espressamente come un elenco esemplificativo e non tassativo, il che vuol dire che le autorità competenti, così diceva il decreto legge, quindi non solo in realtà lo Stato barra il governo, ma anche gli enti territoriali, erano in teoria legittimati a, come dire, introdurre misure di limitazione dei diritti di libertà ulteriori rispetto a quelle tipizzate dal decreto legge. E questo naturalmente voi capite che poneva dei problemi significativi rispetto al principio della riserva di legge, perché consentiva misure restrittive di diritti di libertà rispetto alla libertà dei cittadini di circolare o di riunirsi, eccetera, eccetera, che non avevano alcuna copertura legislativa. Questo è il problema di fondo. Questa impostazione, a parer mio, è stata, come dire, corretta diciamo così, migliorata, ma questo i giuristi, diciamo così, lo riconoscono in maniera abbastanza ampia. È stata corretta e migliorata, direi, soprattutto con l'approvazione dell'ultimo decreto legge della catena, cioè il decreto legge 19 del 2020, perché il decreto legge 19 del 2020 contiene invece un elenco tassativo di misure di limitazione delle libertà personali che possono essere disposte dalle autorità, a partire naturalmente dal governo attraverso l'esercizio dei poteri di ordinanza. Tassatività significa che evidentemente al di fuori di quell'elenco non possono essere assunte, diciamo così, misure limitative. Ed è un vincolo questo che vale per il governo, così come vale anche per le autorità regionali e locali, che sono tutte, attraverso, diciamo, previsioni di questo decreto legge, evidentemente chiamate a muoversi nell'ambito di quei vincoli. Allora, da questo punto di vista, a me sembra la mia impressione, è che, diciamo così, vi sia stata tutta una prima fase in cui, diciamo così, noi abbiamo avuto una disciplina discutibile dal punto di vista costituzionale, rispetto ad una fase nella quale viceversa noi abbiamo avuto, credo, un cambio di rotta ed un miglioramento significativo con questa tipizzazione delle misure restrittive che, a mio avviso, è stata una scelta assolutamente opportuna e come tale accolta positivamente. Per dare, diciamo così, qualche riferimento rispetto al problema del rapporto fra diritti e DPCM. Ora, l'altra questione sulla quale si poneva una specifica esigenza di, diciamo, approfondimento, di chiarimento, di esposizione forse un po' più distesa e ampia rispetto a quella dell'altra volta, è quello che riguarda i rapporti tra i poteri di ordinanza dei diversi livelli di governo. Quello dei rapporti tra poteri di ordinanza, tra diversi livelli di governo per affrontare l'emergenza è un problema che ha faticato a raggiungere, diciamo, un punto di equilibrio, come dire, particolarmente,
diciamo, soddisfacente. Tant'è vero che c'è stata un'evoluzione normativa su questa materia, il passaggio dal decreto legge 6 del 2020 al 19 del 2020 attraverso il 9 del 2020 che conteneva una disposizione, l'articolo 35, oggi abrogato riguardante specificamente riguardante specificamente, diciamo, il caso dei comuni in particolar modo. Allora, mi permetto semplicemente di ricordare questo, che il decreto legge 6 del 2020, cioè quello di partenza, il primo tassello della catena normativa, sostanzialmente ha compiuto una prima scelta, che è quella di concentrare il potere di ordinanza soprattutto in capo al governo, in particolare direi al Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso lo strumento del DPCM. Ora, quindi, in qualche modo, il baricentro del potere di ordinanza si è spostato, come dire, a livello nazionale, e diciamo è logico, intuitivo e probabilmente di buon senso il fatto che sia stato così, date le dimensioni internazionali, ma direi anche chiaramente sovranazionali del fenomeno che stiamo cercando di fronteggiare. A me quello che interessa provare a sottolineare è che, dal punto di vista costituzionale, anche qui mi sembra che l'operazione di accentramento del potere di ordinanza sia un'operazione consentita dalla Costituzione, e in particolar modo consentita dal fatto che la Costituzione, diciamo, prevede come principio che presiede all'allocazione delle funzioni, in particolare le funzioni amministrative, prevede il principio di sussidiarietà, il quale è assolutamente vero che opera nel senso e nella direzione della attribuzione delle funzioni a livelli di governo più vicini ai cittadini, ma d'altra parte, consente anche in qualche modo l'attrazione verso più ampi livelli territoriali di governo, fino allo Stato, della funzione amministrativa, se ci sono esigenze di esercizio unitario, come sicuramente ci sono adesso. Il legislatore quindi certamente aveva il titolo che gli consentiva di attrarre il potere di ordinanza, solo che ci dice la Corte Costituzionale che, quando si verifica questo moto ascendente della sussidiarietà, quando lo Stato attrae, questa attrazione deve essere compensata dal principio di leale collaborazione, cioè da strumenti che debbono porre le autonomie territoriali nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere, il proprio avviso. Quindi, in realtà, l'impostazione che nasce col decreto legge 6 del 2020 ha esattamente la finalità e l'esigenza, come dire, di costruire un percorso di questo tipo: attrazione del potere di ordinanza, salva partecipazione, diciamo, delle regioni, perché è previsto il parere, era fin dall'inizio previsto il parere delle regioni, o di singole regioni, diciamo, interessate, o delle regioni tutte, attraverso in particolar modo l'intervento della conferenza delle regioni. Qui si apre, diciamo così, un problema al quale vi accenno, come dire, molto, molto rapidamente. Il problema al quale vi accenno molto rapidamente è che la nostra Corte Costituzionale ci dice che, quando questa operazione viene fatta, no, in materie regionali,
perché qui noi ci muoviamo in materie come la tutela della salute e la protezione civile, che sono materie regionali, la partecipazione delle regioni deve essere una partecipazione non limitata al parere, ma deve assumere la forma dell'intesa. Per cui qui si pone il problema di capire se la previsione di un parere rispetto a questa vicenda sia effettivamente sufficiente rispetto a questo problema dell'intesa. Il decreto legge 6 del 2020, però, diciamo, nel attribuire questo potere di ordinanza al governo, in particolare al Presidente del Consiglio dei Ministri, sappiamo tutti che non impediva tuttavia l'intervento né delle regioni né degli enti locali. Un intervento che però in quella prospettiva lì, in quella prospettiva lì, era concepito come limitato da due circostanze, cioè intanto che quell'intervento vi potesse essere solo nelle more dell'adozione del PCM e quindi in attesa delle misure statali. Il modello era un po' quello del decreto legislativo 112 del 98, che come sapete meglio di me consente ai sindaci di emanare ordinanze anche rispetto a emergenze sovracomunali fin tanto che l'autorità competente non intervenga, e poi nei casi di estrema necessità ed urgenza. Passando attraverso il decreto legge 9 del 2020, sul quale un po' soprassiedo, diciamo per ragioni di tempo, questo modello iniziale del decreto legge 6 del 2020 si è, direi, notevolmente trasformato col decreto legge 19 del 2020, che, come dire, ha introdotto delle novità particolari, non solo perché, come dicevo prima, ha tipizzato le misure restrittive di libertà, e questo sicuramente è un dato positivo, ma anche perché trasformato o ha mirato a trasformare complessivamente questo tema del rapporto tra potere di ordinanza di vario livello. Allora, intanto, primo punto, è stato un po' rafforzato il principio di leale collaborazione, perché alle regioni, oltre al parere, è stato riconosciuto anche un potere di iniziativa, di proposta. E questo è il primo elemento. Poi, diciamo, il decreto legge del 19 del 2020 diversifica la posizione degli enti locali e delle regioni quanto ai limiti di esercizio dei rispettivi poteri di ordinanza. Perché alle regioni si consente l'esercizio dei poteri di ordinanza alle condizioni che sono elencate, diciamo, che io richiamo rapidamente in questa slide, e cioè in relazione a specifiche situazioni sopravvenute, cioè a peculiarità specifiche di quella regione, solo attraverso misure ulteriormente restrittive e non attraverso misure evidentemente di allentamento, e comunque nell'ambito di attività di loro competenza. Resta anche la condizione temporale, cioè nelle more dell'adozione dell'IPCM. Io però qui vi faccio notare una cosa che mi sembra significativa. Questi poteri di ordinanza regionale, con queste caratteristiche di cui vi ho detto, possono essere esercitate nelle more dell'adozione dei DPCM previsti dal decreto legge 19 del 2020, cioè dei nuovi DPCM, cioè di quelli emanati dopo l'entrata in vigore del decreto legge 19 del 2020, diciamo così, e quindi aventi nel decreto legge 19 del 2020 la loro base giuridica. Questo significa che evidentemente le regioni hanno potuto esercitare il loro potere di ordinanza con misura più restrittiva,
rispetto ai vecchi DPCM, cioè quelli emanati in base al decreto legge numero 6 del 2020. Quindi è cambiata la logica rispetto al decreto legge 6 del 2020, perché 6 del 2020 aveva, come dire, in testa la logica per cui se c'è un vuoto non ancora coperto dalla misura statale, intervengono le regioni. In realtà nel 19 del 2020 si ammette una certa, diciamo, misura entro certi limiti, una concorrenza in qualche modo tra l'ordinanza statale, il DPCM, e l'ordinanza regionale, perlomeno, ripeto, rispetto a tutte le misure che siano state adottate dai DPCM che si fondavano sul decreto legge numero 6 del 2020. La posizione del sindaco, la penultima considerazione che faccio prima di interrompermi. Potere di ordinanza sindacale, anche qui pone due limiti, diciamo così, decreto legge 19 del 2020, due limiti direi particolarmente stringenti. Il primo limite è che le misure disposte dai sindaci non possono essere in contrasto con le misure statali. Vi posso dire come, a mio avviso, deve essere interpretata questa disposizione, cioè qui non si specifica, si dice genericamente contrasto, e il contrasto si ha sia laddove io ho delle misure meno restrittive, sia dove ho misure restrittive. Quindi la mia impostazione personale è che in realtà questa sia una previsione di significativa limitazione delle ordinanze sindacali ad un ruolo essenzialmente esecutivo barra attuativo di quanto previsto dalle misure statali. La seconda limitazione è che le ordinanze sindacali non possono eccedere i limiti di oggetto fissati nello stesso decreto legislativo. In particolare c'è un rinvio alla norma che riguarda le regioni, è formulata così, e anche qui si pone qualche problema interpretativo che naturalmente può, diciamo, perché si tratta di capire quali sono questi limiti di oggetto. A mio avviso, per come leggo io la disposizione, i limiti d'oggetto qui significano sostanzialmente due cose. La prima è che anche le ordinanze sindacali, come quelle regionali e come i DPCM governativi, debbono mantenersi rigidamente all'interno delle misure di limitazione previste dal decreto legge. Quindi non possono inventarsi misure di limitazione diverse da quelle previste dal decreto legge. Qui torniamo al problema della riserva di legge, e inoltre, la mia, diciamo, sempre nell'ambito dei limiti di oggetto, io credo che si possa far rientrare anche per i comuni la stessa previsione che c'è per le regioni, cioè che questo potere è esercitabile in relazione alle attività di propria competenza. Ecco, io il limite di oggetto lo leggerei in questo modo. Provo a trarre alcune conclusioni, due minuti finali, e mi interrompo. Allora, come vedete, quindi il legislatore, qui c'è un punto che io vorrei soprattutto sottolineare alla vostra attenzione, che il legislatore ha quindi fatto un tentativo, peraltro che è mutato nel corso del tempo, di perimetrare, di tracciare confini tra potere statale di ordinanza, che in questo momento è prevalente, e potere di ordinanza degli altri livelli di governo. Confini che, voi sapete, sono complicati, pongono problemi interpretativi, ma sono dei confini che secondo me hanno, come dire, una tenuta, almeno nell'immediato, una tenuta molto limitata. E da questo punto di vista io credo che sia particolarmente interessante
gettare un occhio alla prima giurisprudenza amministrativa in sede che si sta formando in sede cautelare. Beh, ci sono stati ricorsi nei confronti di ordinanze, però io mi permetto di ricordare che in sede cautelare il giudice amministrativo, oltre ad apprezzare il cosiddetto fumus boni iuris, cioè in altri termini la parvenza di fondatezza, in qualche modo dal punto di vista della legittimità del ricorso, valuta anche il cosiddetto periculum in mora, cioè il pericolo per il soggetto ricorrente di subire un danno dall'esecuzione, diciamo, del provvedimento. E quando valuta il periculum in mora, in realtà il giudice amministrativo, come dire, fa una valutazione di interesse pubblico che in questo caso corrisponde all'interesse alla salute della collettività. Allora, se voglio leggere queste ordinanze per farla breve, che cosa accade? Accade che sostanzialmente il giudice amministrativo è particolarmente orientato a rigettare la istanza cautelare facendo una valutazione per cui il diritto alla salute, diciamo così, assume una posizione prevalente rispetto a qualsiasi altra pretesa, anche nei casi in cui l'ordinanza, diciamo così, portata all'attenzione del giudice in sede cautelare è un'ordinanza palesemente, come dire, illegittima. Quindi in realtà tutto questo, ripeto, dimostra che in concreto poi noi possiamo tracciare tutti i confini che vogliamo tra i poteri di ordinanza, ma questi confini hanno una qualche difficoltà a tenere per le ragioni che ho provato a dirvi. Allora concludo con veramente l'ultima battuta per dire questo. Che a me sembra in questa situazione assolutamente opportuno implementare tutti gli strumenti di collaborazione tra i vari livelli di governo che il nostro ordinamento ci mette a disposizione. Quindi non solo prefigurare un processo per cui le regioni, peraltro non gli enti locali, ma le regioni, insomma, partecipano all'elaborazione dei DPCM, ma valorizzare anche tutti gli altri strumenti che diciamo così, possono essere utili in questo senso. E mi permetto semplicemente di ricordare due cose. Innanzitutto, la possibilità per le autonomie, regionali, e locali di concludere accordi, che sono atti, diciamo così, di autocoordinamento delle autonomie territoriali, e di armonizzazione, diciamo così, dei propri comportamenti. Mi sembra che lo strumento dell'accordo, che tra l'altro è stato utilizzato in Germania per creare una strategia comune tra i vari Länder tedeschi nell'affrontare l'emergenza, e mi pare che in questo senso dell'autocoordinamento un ruolo assolutamente centrale lo possano, diciamo così, giocare anche le associazioni degli enti territoriali. Naturalmente mi riferisco all'ANCI, mi riferisco alla conferenza dei presidenti delle regioni, a queste realtà che conosciamo bene. Ecco, siccome la tenuta sul piano giuridico di questi confini è, diciamo, una tenuta, tenue, come ho cercato sotto la pressione dell'emergenza, allora mi sembra che il ricorso a tutto l'arsenale della leale collaborazione, compresi questi strumenti di autocoordinamento, sia essenziale, soprattutto adesso che si deve impostare una fase certamente problematica e difficile di riavvio e di lento, ma speriamo progressivo, insomma, ritorno alla normalità. Grazie dell'attenzione. Benissimo, ringraziamo il professor Di Folco. Adesso chiederei alla dottoressa Mariangela Danti di attivare il suo microfono e la sua webcam. Nel frattempo carichiamo anche le sue slide. Ecco la dottoressa, le cedo subito la parola. Prego.
Io faccio una breve premessa veloce, non vorrei ritornare sui temi che abbiamo già affrontato la volta precedente, proprio per cercare di rispondere un po' alle domande che sono state poste nella sessione precedente e quelle che saranno poste oggi. Quindi do una scorsa alle slide, proprio per ricostruire un po' dal punto di vista pratico, diciamo, la cassetta degli attrezzi che abbiamo in questo momento. Allora, il diritto dell'emergenza. È probabile che in un paese così fragile come il nostro c'è necessità di avere una legge generale sul diritto dell'emergenza. A questa necessità in parte ha sopperito il codice di protezione civile, ma anche nelle emergenze derivanti da calamità naturali è la necessità che ci siano degli strumenti. Un corpus normativo che ci aiuti a definire cosa facciamo quando ci troviamo in una situazione di emergenza è una necessità. In questa emergenza, diversa dalle altre, in quanto tutte le altre calamità di carattere naturale, esiste una pianificazione generale, dei piani operativi, dei piani speditivi per la gestione dell'emergenza. È mancata e manca un piano operativo per l'emergenza sanitaria di carattere pandemico come quella che abbiamo trovato. Per cui molte difficoltà e il grande corpo normativo che abbiamo visto produrre con un'enorme difficoltà per tutti, per gli operatori, anche per quelli che studiano a livello dottrinale queste materie, è un fatto. Comunque, il diritto dell'emergenza ha delle sue fonti. Intanto lo stato di necessità, che è la fonte primaria. Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, che sono quelli che dichiarano lo stato d'emergenza. Il decreto legge e i vari decreti legge, quindi, che abbiamo visto succedere, però per nostra fortuna, oggi l'unica fonte normativa a livello appunto di diritto dell'emergenza Covid-2019, con l'abrogazione che ha contenuto, è il DL-19. DCPM. Perché il DCPM rispondo a qualche domanda? Perché nella gestione delle emergenze ordinarie, diciamo quelle che trovano una compiuta gestione nell'ambito del codice della protezione civile, lo strumento classico è l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegare il compito al capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nella fattispecie Dottoressa concreta. Dandila, interrompo solo un attimo, chiederei anche a lei di alzare leggermente il volume del suo microfono. Ok, allora come Allora, in faccio? alto sulla banda nera, clicchiamo sulla freccina bianca di fianco al microfono, lo portiamo leggermente avanti e clicchiamo OK. Ok, Perfetto, grazie. quindi parlavo del DCPM, delle ordinanze contingibili e urgenti, ordinanze necessitate. Poi, se faremo un attimo un richiamo anche dottrinale rispetto a questa distinzione. Le fonti normative, appunto, l'articolo 120 della Costituzione, che è quello che ha visto oggi un ruolo determinante dello Stato, trattandosi di un'emergenza di carattere nazionale, l'articolo 32 della 833. Articolo 50 e occorre richiamo all'articolo 54, il DL6, come vi dicevo, ormai abrogato dal DL19, e l'articolo 17 della 241. Perché vi cito l'articolo 17 della 241? Nella misura in cui questo tipo di provvedimenti, che provvedimenti amministrativi rimangono, appunto come ci spiegava bene il professore, richiede sempre una precipua motivazione e richiede soprattutto un accertamento di tipo tecnico. Per cui qualsiasi scelta, qualsiasi attività che noi andiamo a porre in essere, quindi mi rivolgo in particolare agli operatori degli enti locali e dei comuni, deve essere sempre supportato da un accertamento di tipo tecnico, sia esso di tipo sanitario, ed è questo il motivo per cui alla domanda posso io imporre tamponi rispondo no,
perché non sono in grado di motivare sotto il profilo sanitario la necessità di adottare questo tipo di misura. Per cui, siccome è chiaro qual è il compito che io devo svolgere, che è quello appunto di prevenire, di supportare anche nella fase transitoria, nelle more che l'organo competente, questo è chiaro rispetto alle competenze tipiche del sindaco, ex articolo 50, nella misura in cui questo mi viene richiesto o è frutto di un accertamento. C'è un'infezione in un determinato luogo, ne sono venuta a conoscenza, posso disporre la chiusura di quella struttura, ma disporre nel merito delle misure sanitarie, di accertamento sanitario, non posso farlo e ho solo un obbligo, come tutto il diritto dell'emergenza e tutta la storia della dottrina della giurisprudenza mi impone, è di segnalare la circostanza all'organo, non dico sovraordinato, perché siamo tutti enti che hanno la stessa equiordinazione dal punto di vista costituzionale, ma quell'ente che dispone degli organi, appunto, delle strutture e quindi della struttura sanitaria che può indicare qual è il mezzo più corretto. Quindi io non posso ordinare di fare un tampone o di sottoporre a un determinato trattamento sanitario come sindaco un soggetto perché la mia ordinanza, ancorché opportuna, non sarebbe supportata da quell'accertamento tecnico che condiziona, ex articolo 17 della Costituzione, della legge 241, ogni mia attività amministrativa. E su questo è chiaro, la fonte del diritto è lo stato di necessità, ma il mio provvedimento amministrativo, perché non possa essere impugnato, deve comunque scontare un accertamento di tipo tecnico. Quindi l'articolo 120 della Costituzione, l'abbiamo detto, io vado velocemente, la legge 883, la potestà del sindaco, ex articolo 50, quale autorità locale di intervenire. Articolo 54, vado velocemente, la giurisprudenza in materia. L'articolo 3 del DL 19-2020, la cassetta degli attrezzi. Qui ci troviamo di fronte a un'ordinanza che a ordinanze che possono essere messe e DCPM, quindi che possono essere messe ordinanze regionali e ordinanze comunali, che però si devono attenere, quindi devono avere un contenuto tipico, a 29 tipi di limitazioni che sono espressamente indicate nella norma. Quindi vengono tipizzate le misure limitative che possono, sì, rispondo alla domanda, essere compressivi dei diritti di libertà, perché la compressione del diritto di libertà si considera adeguata nella misura in cui va a tutelare altri diritti costituzionali, come in questo caso il diritto alla salute. L'accertamento che devo fare in questo caso è un accertamento che già i Romagnosi nel 700 ci indicava come mezzo, quello di valutare qual è il minimo sacrificio che posso imporre rispetto all'obiettivo che vado a che voglio realizzare. Quindi il rapporto che c'è tra sacrificio imposto e il mezzo che vado ad utilizzare. Il mezzo deve essere idoneo, quindi non posso utilizzare un mezzo che, ancorché finalizzato a risolvere una questione, in se stesso non è un mezzo idoneo. Per cui posso emettere come sindaco un'ordinanza, le ordinanze possono riguardare le 29 tipiche limitazioni che sono previste nel DL 19-2020, lo posso fare nella misura in cui ho un accertamento tecnico e per cui molte delle ordinanze che il sindaco può emettere devono essere finalizzate ad evitare il contatto
E a questo, gli organi che dipendono direttamente dal sindaco, quali la polizia locale, devono essere impiegati. Quindi facendo attività di controllo, verificando appunto che non ci sia una violazione dei divieti, accertando se in talune circostanze di fatto vengono a crearsi delle situazioni estreme che portano il contatto. Per cui, ancorché i mercati comunali possono essere comunque tenuti, quelli all'esterno, se in quel determinato mercato comunale non vengono poste in essere tutte le misure che appunto nelle ordinanze e nei DPCM sono state poste, che sono appunto quelle di evitare che le persone stiano a meno di 1 metro di distanza tra di loro, posso dettare delle norme, delle prescrizioni che vanno ad attuare appunto questo disposto. Se nella sostanza invece ho dettato delle norme, ho creato appunto i presupposti perché questa concreta misura, che è quella appunto di evitare l'assembramento ed evitare quindi il contatto, non avviene, in questo caso posso arrivare all'estremo della chiusura di quella determinata attività, vedi il mercato esterno o la macchinetta di distribuzione di un determinato prodotto di fronte al quale si assemblano le persone. Ma lo faccio non in virtù di una sensazione, non in virtù di un messaggio WhatsApp. Tutte queste attività limitative anche della libertà economica, che è un diritto costituzionalmente garantito, trovano appunto una ragione di esistere e possono sopportare, diciamo, anche un giudizio o un accertamento cautelare in sede di giudizio, in sede di esame da parte del giudice amministrativo, solo nella misura in cui sono supportate da un accertamento tecnico. Quindi il consiglio è: sì, posso intervenire in quella determinata situazione nel mercato, posso disporre la chiusura del cimitero, posso disporre che in una determinata attività può entrare una ditta e non può entrare un'altra ditta contemporaneamente, ma il consiglio, la prescrizione che mi sento di dover dare è che tutto ciò deve essere supportato da relazioni sia degli organi di controllo che accertano appunto che nonostante i divieti posti da parte e contenuti nei DPCM, non le ordinanze regionali, continuano a sussistere delle determinate situazioni. Per quanto riguarda altri provvedimenti che cos'è che ha fatto il DL in più rispetto ai precedenti alle precedenti disposizioni, quali quelle del DL 6 e del DL 9? Intanto ha tipizzato il contenuto del DCPM. Il DCPM è un atto efficace, esecutorio ed esecutivo. Trova la sua fonte normativa, anche per rispondere a qualche altra domanda, la sua fonte normativa nella legge 400 e soprattutto il decreto legge è andato a individuare che il parere del comitato tecnico scientifico che, come voi sapete, è stato istituito con un'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Ok, quindi ritornando e poi rientriamo nel merito delle domande, le ordinanze sindacali, le ordinanze di ogni tipologia, di qualsiasi organo, anche costituzionale competente, devono rispondere ad alcune
ad alcuni requisiti. Quindi quella della proporzionalità, esigenza, cioè che venga utilizzato il minimo mezzo, lo diceva già Romagnosi, Gian Domenico Romagnosi nel Settecento. Il diritto comunitario ammette che ci possano essere ordinanze che vanno a regolare e a comprimere anche diritti fondamentali e principi contenuti nel trattato. L'articolo 1 della 241 che richiama appunto queste norme e appunto la necessità che le ordinanze abbiano come loro presupposto una valutazione che molto opportunamente il professor Boscolo in una lezione che ha tenuto in questi giorni, che ho seguito con estremo interesse, dice che deve essere di carattere trifasico. Idoneità, cioè rapporto fra prezzo e obiettivo, fra mezzo e obiettivo, necessità, necessarietà di quel mezzo, di quello strumento, previo confronto fra i diversi mezzi disponibili e accertamento che la soluzione idonea è quella che impone il minor sacrificio. Adeguatezza della misura in termini di tollerabilità. L'adeguatezza della misura, molti mi stanno ponendo questa domanda, è possibile imporre l'uso di mascherine? Lo può fare il sindaco? A mio parere lo può fare solo in indeterminate e circostanziate situazioni e solo dopo l'accertamento che quel mezzo, quell'imposizione sia tollerabile e che quello strumento che va a imporre a tutela della salute, del suo cittadino e dei cittadini che va a incontrare lo stesso cittadino sia disponibile. Per cui non posso, non sarebbe adeguato, non sarebbe tollerabile, una misura che impone al cittadino di fare uso delle mascherine quando le mascherine non sono a disposizione, oppure di farne uso in tutto il territorio comunale, quando per esempio va, come nel caso in campagna, o a fare un'attività che comunque è consentita e che non comporta il contatto con altri cittadini. Per cui l'accertamento di questa valutazione trifasica va sempre fatta. Per cui ordinanze che impongono, come ho letto in questi giorni, che c'è un limite di spesa minimo, minimo da fare per poter uscire di casa, francamente mi sembrano eccessive, vanno oltre, appunto questi criteri di adeguatezza, idoneità e necessarietà. E quindi sono oltre che suscettibili di impugnativa, insomma, a volte, perdonatemi, lasciate una passata, ci espongono anche al ridicolo. Per cui quello che chiedo, vedo che ci sono molti sindaci, ma soprattutto tanti tecnici, tanti tecnici che operano nel settore, soprattutto nei comuni, che questa misura, che di contenere questo ricorso all'uso dell'ordinanza non supportato appunto da questo tipo di accertamenti. E vedo una domanda: la Regione Veneto impone la mascherina ovunque, si può ritenere valida? Il DL 19 ha fatto salve misure più restrittive adottate dalle regioni. Le regioni hanno una struttura sanitaria che può supportarle in queste scelte e qualora questa disposizione sia stata disposta, come immagino che sia, sulla base di una valutazione di carattere scientifico-sanitario, è una disposizione legittima. Sicuramente non sconta lo stesso criterio che scontano le ordinanze comunali, perché mentre le ordinanze comunali che entrino in contrasto
escano dall'ambito oggettivo, diciamo, del DL19 e quindi si rivelino in contrasto, diciamo, con i DCPM, sono inefficaci. Non mi pare di cogliere dalla normativa che una pronuncia di inefficacia possa essere effettuata nel caso di ordinanze regionali. Vado avanti più velocemente, quindi le ordinanze, ecco, mi piace fare questa distinzione. C'è una distinzione fra le ordinanze di urgenza, che sono atti tipici, ben determinate, e le ordinanze di necessità e urgenza, che sono atti nominati ma atipici. È interessante questa distinzione perché va a rispondere anche a molti dei quesiti, dei dubbi che noi operatori abbiamo su questa materia. Però io sorvolo e nella slide, perché questa interpretazione è anche interessante, di questa differenza che ci può essere fra ordinanza urgente e ordinanza invece urgente e necessitata. Quindi fra ordinanza tipica e ordinanza atipica. C'è poi il novero di tutte quelle norme, che sono quelle norme che sembrano desuete, sembravano non appartenere più al nostro mondo, ma purtroppo, e ahimè, tutte le volte che c'è un'emergenza le usciamo fuori dal cassetto. E la necessità che queste norme trovino una legge sui procedimenti dell'emergenza, ecco, mi piace chiamarli così, una loro sistematizzazione è importante. Mi riferisco all'articolo 7 della legge 2248 del 1865, allegato E. Efficacia di questa norma è il principio fondante di molte delle attività che poniamo in essere. Che appunto ha sopportato, diciamo, il cambio di forma di stato di governo in più di 100, quasi 150 anni, che appunto recita: allorché per grave necessità la pubblica autorità debba senza indugio disporre della proprietà privata o in pendenza di un giudizio, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio del diritto delle parti. Perché? Quindi posso disporre della proprietà privata, lo vedremo, e quindi è fonte normativa l'articolo 7 del potere di requisizione, strumento che alcuni colleghi, ahimè, hanno dovuto mettere in essere, soprattutto per far fronte alla carenza di loculi cimiteriali. E quindi perché senza pregiudizio dei diritti delle parti? Perché comunque il diritto delle parti può essere limitato, non può essere un provvedimento di requisizioni quali quello di una cappella o di un posto salma privato fatto a tempo indeterminato, quindi deve trovare appunto come suo limite quello di una durata, il sacrificio del diritto del terzo, che ha un loculo o un posto salma a sua disposizione, può essere limitato per un tempo determinato, per il tempo, cioè che l'amministrazione possa poi disporre senza comprimere il diritto del terzo, e previo indennizzo. Insieme alle requisizioni, la norma anche consente l'obbligo, la possibilità di imporre prestazioni di fare. Quindi, in caso di un'emergenza sanitaria, come in questa emergenza, chi ne aveva il potere, quindi non mi sto riferendo al caso del sindaco, poteva disporre, in assenza di medici o di personale infermieristico
in un determinato ospedale, in una determinata regione, in una determinata provincia, in una determinata regione, all'interno del territorio nazionale, l'imposizione che alcune prestazioni da parte di alcuni operatori sanitari potessero essere disposte a supporto dei luoghi dove c'era carenza di queste risorse. Come ben potevano disporre alcune regioni che le strutture private insieme a quelle pubbliche potessero già, dovessero già dal primo giorno non continuare a fare in via prioritaria attività e assistenza sanitaria ordinaria, ma si fossero messi a disposizione per far fronte all'emergenza Covid e alla carenza di sale rianimazione. Ovvero potevano ordinare che alcuni degli operatori sanitari fossero dedicati all'assistenza domiciliare, all'assistenza sul territorio, che a mio parere e a parere di molti oggi è quella che è risultata più carente e che ha portato in certi momenti le persone a sentirsi anche abbandonate dentro il proprio domicilio e impossibilitati anche ad avere qualsiasi tipo di supporto di tipo sanitario per non aggravare la propria situazione. Quindi il potere di precettazione e di requisizione è un potere straordinario, che se limitato nel tempo e giustificato per far fronte a una grave necessità, vedete, una norma di quattro righe può, è legittima anche il sacrificio di poter rendere liberamente la propria prestazione o di poter disporre di un bene o di un diritto, come nel caso appunto facevo riferimento, quindi il potere di requisizione, il potere di precettazione, ben doveva e ben poteva e ben potrà essere utilizzato anche comprimendo la libertà economica di alcune attività e ordinando e prescrivendo di appunto ad esempio produrre un determinato materiale, quale la mascherina, quale una determinata attività economica diretta a produrre un determinato bene. Quindi chi ha potere di requisire, tutti i soggetti hanno in ambito, nel rispetto delle loro competenze, lo hanno. Nel caso del sindaco, senz'altro lo può fare in materia di polizia mortuaria, rispondendo a qualche domanda. Posso dire, ma se c'era una preesistente carenza di loculi cimiteriali, oggi, in caso di emergenza Covid, è legittimo il potere di disporre, con ordinanza la requisizione di loculi privati e le stimolazioni o disporre in deroga alla pianificazione cimiteriale? Sì. Perché l'aggravamento di una determinata situazione, può sempre giustificare, l'utilizzo, di un mezzo, quale quello dell'ordinanza, che appunto trova, come suo presupposto lo stato di necessità dovuto all'aggravamento della situazione. Il sindaco, può limitare ad alcune giornate, secondo la lettera alfabetica, l'ingresso a un'attività, determinata attività, vedi il supermercato, vedi la farmacia. Se è frutto di segnalazioni di accertamento tecnico, sì, lo può fare. L'importante è che qualsiasi ordinanza, ecco, questo è un altro criterio, un criterio che il DL poi, fra l'altro, ha anche esaltato, diciamo, come strumento, lo può fare per un tempo determinato, lo deve fare,
per un tempo determinato e deve anche indicare degli strumenti di monitoraggio che gli consentano, qualora quella esigenza appunto di evitare un assembramento venga meno, di limitare appunto il contenuto della sua ordinanza andandola a revocare. Io ora darei, vediamo un po', ecco, sull'utilizzo delle ordinanze, cos'è importante? Rifaceva anche richiamo il professor Di Forno. Il principio di leale collaborazione, che è appunto il dovere di confrontarsi e confortarsi sia con la regione sia con il prefetto, perché un'altra novità di questa emergenza è quella che anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 50 del TUEL, dove appunto, come tutti noi sappiamo, il sindaco opera come autorità locale, non c'era sistema ordinario, diciamo, previsto una previa informativa al prefetto né una comunicazione al prefetto, fermo restando che le prassi hanno sempre consentito e hanno sempre trasmesso questo tipo di ordinanze, ma non appunto per sottoporle al vaglio. In questo caso, queste ordinanze devono essere effettuate informando previamente il prefetto e conformandosi anche alle indicazioni che il prefetto può disporre. Ho visto un'altra do domanda, mi si dice, ma l'obbligo di autocertificazione da dove discende? È legittimo che un operatore chieda l'autocertificazione? Allora, se l'ordinanza impone che il mio divieto di spostamento, se non per motivi di salute, di grave necessità, lavorative. Quindi c'è un divieto. Sulla base di quale elemento potrebbe accertare l'operatore? Io posso dichiarare verbalmente che mi sto recando al mio lavoro, l'operatore mi dovrebbe accompagnare. Quindi non è l'autocertificazione che mi sente, è il divieto che c'è a monte che mi impone di dover giustificare una determinata attività. E senz'altro, se non ho dietro il mio modulo di autocertificazione, come nella realtà che viene, gli operatori ne hanno a disposizione e me lo fanno dichiarare. La fonte normativa del perché accerto posso dichiarare un fatto lo trovo nel DPR 445, dove la dichiarazione sostitutiva appunto di fatti posso renderla attraverso autocertificazione. Per cui direi che tranquillamente l'operatore può chiedere l'autocertificazione, non può sanzionare nella misura in cui il cittadino non abbia a disposizione la modulistica, gli operatori devono portare con loro dei moduli per farli sottoscrivere da parte dell'interessato. Come ogni autocertificazione può essere sottoposta a una verifica successiva, anche a campione, e quindi anche a questa domanda io dico non è assolutamente legittimo imporre l'autocertificazione. D'altra parte, i modelli di autocertificazione sono stati coniati, aggiornati sempre repentinamente da parte anche del Ministero, dal Ministero dell'Interno, e quindi almeno per quanto riguarda la certezza e la sicurezza in cui operano i nostri collaboratori in sede locale dovrebbero essere tranquilli appunto per la fonte autorevole da cui vengono emanati questi provvedimenti. Poi sul piano costituzionale possiamo discutere come una circolare in determinate circostanze possa ad esempio aver esteso ad alcune attività
la possibilità di essere compiute, ma appunto in emergenza quello che è necessario è che vengono soprattutto soddisfatti i requisiti del buonsenso, dell'adeguatezza, della proporzionalità e delle idoneità. C'era una domanda nella volta precedente che faceva riferimento, ma l'ordinanza deve essere sempre scritta. I testi sacri che parlavano di ordinanze dicevano che l'ordinanza può essere anche verbale: sta crollando un muro, sto passando, sono lì a fare un accertamento e io dispongo e posso disporre subito di chiudere la strada per evitare pericoli a terzi. È chiaro che di questa circostanza devo poi redigere un atto amministrativo o un verbale in cui dichiaro che appunto in quella circostanza, al verificarsi di un determinato presupposto, ho disposto in un certo senso. La disposizione deve essere fatta dal sindaco, sempre e comunque, sì, senz'altro, ma in una determinata circostanza, quando c'è un pericolo grave che incombe sulla pubblica incolumità, ci surrono anche principi generali quali quelli del funzionario di fatto, quindi chiunque può disporre al fine appunto di evitare un grave danno alla persona o alle circostanze. Io lascerei ora la parola anche a Laura, che avrà avuto molto meglio di me tempo di leggere qualche ulteriore domanda e mi riservo magari di dare qualche risposta a qualche domanda che mentre scorreva, cioè appunto intervenivo, è apparsa sul video. Dottoressa Danvi per la sua esposizione e anche per le risposte alle domande che ha dato. Nel frattempo chiedo alla dottoressa Albani di aprire la sua webcam e il microfono. Allora, buongiorno, Allora, sentiamo la voce. Ecco qua la webcam, prego. ok. Allora, sì, ho provato a dare qualche risposta veloce alle tante domande che erano meno di quelle che poi abbiamo registrato, ovviamente, dopo il primo, e molte delle risposte nel concreto le stava dando Mariangela e prima il professore per la parte più generale. Una cosa, un dato: io seguo la Protezione Civile, non sono un giurista. E quindi noi abbiamo un attivo, un infocoronavirus, un helpdesk per i comuni, e lì ci stiamo facendo un'esperienza. Io questa, faccio 2 minuti di contesto, un'esperienza particolare in questa emergenza che non è di protezione civile, come ricordava la dottoressa Anzi, è un'emergenza sanitaria. E quindi è del tutto particolare la situazione rispetto a prassi non alle quali siamo abituati purtroppo in occasione di grandi eventi che abbiamo gestito come terremoti e quant'altro, tutto più riconducibile alla norma di protezione civile. Tant'è che ci tenevo a evidenziare il fatto che stesso il commissario Borrelli ormai non segue più tutta la parte sanitaria, ma la parte di assistenza alla popolazione. E questo è il ruolo nel quale il sindaco entra. Abbiamo visto per la parte buoni spesa, e molti, ho visto c'era una domanda sui migranti e lì abbiamo rimandato al decreto del capo dipartimento del 12 aprile. Per tutto quello che è alla parte legislativa che prevede, mi sembra sia l'articolo 16 del DL 9, tutta una parte di convenzioni e comuni, ho visto c'è Cristiano Cozzi, collegato, collega di Milano, direttore della Protezione Civile di Milano, che comuni più grandi evidentemente possono fare per la parte di protezione civile, quindi dalla piccole attività di consegna della spesa o i ricoveri per gli anziani, per le persone che devono stare separate dalle famiglie, sempre in raccordo con la regione. Questo è un tema che lo stavamo rispondendo anche a un sindaco che chiedeva degli orti, piuttosto che sono tutti interventi da portare avanti in maniera coordinata con le regioni e con le prefetture ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno del 2 il 2 di marzo addirittura. E quello che voleva anche che ci tenevamo a dire è che il limitato potere di ordinanza dei sindaci è stata un po' una scelta anche,
del legislatore, ma anche sostenuta dall'ANCI, dal presidente dell'ANCI, in primis proprio perché trattandosi di un'emergenza di carattere assolutamente straordinario, inedita nella sua gravità, si è voluto limitare e tenere un comportamento coordinato con quello che riguarda le regioni. Di qui rispondo alla domanda, per esempio quella degli orti, che ricorre spessissimo anche dentro il infocoronavirus@anci.it. E lì è anche, cioè posso limitare dove la regione ha autorizzato, ma non posso io sindaco autorizzare quello che non è autorizzato. E questa è una scelta chiara del legislatore, quindi che, come diceva Mariangela, in maniera circostanziata anche da elementi giuridici, io sindaco posso dettagliare sul mio territorio quello che è stato previsto a livello nazionale. Poi tutta la parte sanitaria, anche di situazioni gravi, qualcuno parlava di dimissioni da case di riposo piuttosto che necessità di tamponi richieste, tutta quella parte sanitaria va evidentemente correlata con le attività di regione e quindi chiesto a regione, segnalato a regione e chiesto a loro l'intervento, perché è evidente che la competenza del sindaco è limitata nella gestione del personale sanitario piuttosto che. E poi questo era un po' il tema, quello che abbiamo visto di più ricorrente su queste le domande che più spesso ci arrivano e al contesto dentro il quale diciamo, ci muoviamo come protezione civile abbastanza limitato. Non so, Mariangela, se puoi aggiungere tu qualcos'altro, se nel frattempo che hai avuto modo di guardare le domande ultime. Ecco, per esempio c'è una domanda, questa delle quarantene, i quarantenati dimenticati, Filippo Cigala scriveva, lì è la ASL, cioè questa è una cosa che all'inizio Regione Toscana aveva addirittura chiesto ai sindaci di ordinare alle persone, prima che poi col decreto 9 fosse cambiato il contesto, i poteri di ordinanza, di ordinare la quarantena ai soggetti. Ma lì è il Ministero della Salute che ha disposto con la linea guida e è previsto una trafila che esula dall'intervento del sindaco, anche perché poi immaginiamoci in Lombardia cosa sarebbe successo questo, oltre al discorso di opportunità che di intervenire su questioni di salute così complesse. L'apertura dei cimiteri, il sindaco può dettagliare l'accesso ai cimiteri che non sono chiusi, ma sono vietate celebrare funerali purtroppo e matrimoni e quant'altro. Ecco, poi sulle questioni giuridiche ha risposto il professore, poi ci riserviamo noi comunque di fare una sintesi delle domande che abbiamo ricevuto e predisporre delle risposte, delle macro risposte per categorie di domande, anche se la norma è in continua evoluzione, quindi magari già le risposte di oggi, fra una settimana, è evidente, potrebbero non essere più aggiornate. Ecco, Mariangela. Volevo aggiungere per quanto riguarda tante domande che sono state poste sulla possibilità, soprattutto prima dell'entrata in vigore del DCPM che ha allargato, diciamo, il novero dei codici Ateco e quindi la possibilità che alcune attività fossero compiute o potessero essere. Io ricordo a tutti che DCPM fa salvi sempre i servizi di pubblica utilità e diretti a far fronte alla pubblica incolumità, per cui era ed è sempre possibile che l'amministrazione possa operare per riparare buche sulla strada, per mantenere i giardini e le ville, lo poteva fare però col proprio personale
facendo rispettare agli operatori appunto le prescrizioni dovute. Io vi faccio un esempio per quanto riguarda il personale dei cantieri, il personale cantoniere, che prevedeva, e mi sento anche di darvi qualche suggerimento per il futuro, dove le limitazioni verranno meno, però dovremmo comunque mantenere delle prescrizioni a tutela dei nostri operatori. Per cui una operazione che noi abbiamo fatto è quella di sanificare tutti i mezzi. E il nostro personale cantieristico si muoveva con mezzi, con quattro persone nei mezzi. Abbiamo limitato la possibilità di utilizzare lo stesso mezzo a più di due persone. Abbiamo dato maggiore flessibilità nell'uso dell'automezzo, quindi consentendo anche che l'automezzo potesse essere portato anche a casa per poter intervenire in reperibilità. Per fare l'intervento. Quindi c'è tutta un'organizzazione del lavoro che andava fatta e a maggior ragione oggi va fatta. Mentre quando ci avvaliamo di ditte esterne è sempre opportuno, come nel caso delle ditte che operavano nel campo dei giardini, delle manutenzioni del verde, di comunicare tale evenienza alla prefettura. Quindi attestando che opera per conto dell'ente e attestandone e comunicando alla ditta di cui ci avvaliamo. In quanto io ho sempre ritenuto, se quell'attività io l'ho considerata un'attività essenziale, comunque un'attività da rendere anche in presenza di determinate precauzioni a tutela dell'integrità fisica dei nostri operatori. Non può discendere dall'ordinamento un limite a questa mia attività essenziale, diretta a garantire la pubblica incolumità, semplicemente per il fatto che mi ha parlato di una ditta esterna. Quindi il DLA è intervenuto e i DCPM sono intervenuti anche prevedendo da parte del prefetto una sorta di silenzio assenso rispetto a queste comunicazioni. Quindi l'invito è sempre, quando operiamo in questi settori, di garantire il livello di raccordo e di collaborazione con la prefettura per gli aspetti appunto che riguardano le attività che si possono porre in essere. C'è necessità di organizzarci tutti per quanto riguarda l'apertura soft, quindi forse è venuto il momento anche sullo smart working, così come ci suggerisce la funzione pubblica, di fare un apposito protocollo con le organizzazioni sindacali, anche per regolare alcuni aspetti controversi, quali quelli del bonomensa, quali quelli di un lavoro agile che è più vicino a un telelavoro, ma tale non lo è fino in fondo. Per cui il mio consiglio è quello di fare un accordo in questo senso e di limitare e per meglio puntualizzare alcuni aspetti delle prestazioni smart working. Fra questi aspetti, per esempio, c'è una criticità che noi abbiamo rincontrato: eravamo una delle prime città che si era avvalsa del telelavoro, quindi avevamo un protocollo sperimentale che prevedeva solo una fascia di reperibilità la mattina, di raggiungibilità. È senz'altro necessario che le fasce di reperibilità mattina e pomeriggio siano mantenute. C'è una rincorsa a chiedere lo smart working, una necessità di regole che non creano disparità di trattamento, ma fra una prestazione e un'altra c'è senza dubbio una necessità. Per cui, mentre io posso gestire l'archivio e il protocollo anche con uno smart working su 5 giorni articolato, alcune attività che richiedono comunque un confronto, la necessità, parlo del personale di assistenza di segreteria, per esempio, è necessario che magari ci siano delle regole diverse. Quindi credo che tutti gli operatori oggi dovremmo cominciare a immaginarci questa nuova organizzazione del lavoro che tenga conto quindi della necessità della ripresa economica di questo paese e delle nostre attività e con un'organizzazione del lavoro che faccia anche dello smart working, dell'uso degli strumenti digitali, anche una prospettiva di effettivo cambiamento. Sicuramente ci sarà chiesto di modificare
anche le nostre prospettive sull'orario di lavoro, perché sicuramente ci sarà il problema dei mezzi pubblici nelle grandi città, ma anche nelle medie città. Io ricordo quando lavoravo alla provincia di Varese che entrare in una certa fascia oraria a Varese anche con la macchina era molto molto complicato, e anche ore di punta sui treni o sui mezzi di trasporto. Per cui non escludo che ci verrà chiesto di articolare la presenza in servizio in orari che non siano quelli di punta. E quindi anche immaginarci anche fasce orarie in presenza più ridotte che vedano impegnata la parte centrale della giornata lavorativa proprio per evitare le ore di punta, 7, 9 e mezza, 7 e mezza, 9 e mezza. O le 6 di sera, come avviene spesso nelle grandi città, ma anche nei centri, appunto, che hanno difficoltà di fare. Per cui è necessario, appunto, c'è una domanda: lo smart work, l'accordo preventivo col dipendente? No, l'accordo preventivo al dipendente, la normativa attuale non è richiesto, appunto, però io ritengo quantomeno opportuno. Come il governo ha fatto quello quando si tratta di intervenire sui codici Ateco, sulle attività economiche, di prevedere meccanismi di consultazione permanente con le organizzazioni rappresentative sia dei lavoratori che dell'impresa, anche noi in sede di ente locale dovremmo mantenere questo livello di interlocuzione per condividere questi strumenti. Approfittiamo di questo momento e approfittiamolo ancora di più, come abbiamo già fatto, ma intensifichiamo per smaltire le ferie arretrate, per fare dei processi formativi utilizzando tutti questi grandiosi strumenti che associazioni come IFEL, come UPI, come tanti soggetti mettono a disposizione, perché appunto la fase di ripartenza è importante. Mi sento di rispondere anche a una domanda, che è quella che dice cosa succede nel mondo degli appalti. Nel mondo degli appalti è successo di tutto. L'articolo 103 è nato e pensato come una legge, come una norma che era a supporto, diciamo, soprattutto delle amministrazioni che dovevano rispettare i termini del procedimento anche per sfuggire da una parte al possibile risarcimento per ritardo dei termini del procedimento, ovvero perché non decorressero tempi che producessero quindi un silenzio assenso, cioè appunto quelle fattispecie regolate del silenzio significativo. Questa norma, così come è stata formulata, ha dato e ha adito ad interpretazioni, devo dire, non suffragate da ANCI, che appunto riteneva che in materia degli appalti retti dall'ex specialis il termine non operasse ope legis, bensì nascesse secondo il disposto del secondo periodo dell'articolo 103, la necessità che le amministrazioni rideterminassero i tempi, prorogando eventualmente i termini per la presentazione delle offerte, ovvero per i sopralluoghi, o limitando la necessità sempre e comunque di procedere attraverso il sopralluogo e magari fornendo qualche elemento tecnico descrittivo ulteriore, da parte prima con un'interpretazione un po' più sibillina, e su questo il diritto dell'emergenza non soccorreva, devo dire, non ne sentivamo la necessità di una circolare da parte del MIT, fra l'altro rivolta all'ANAS e altri, che ha interpretato che il termine operasse ope legis, salvo che le amministrazioni non si rideterminassero, quindi ci dava uno spazio per poter operare. Ahimè, è intervenuta ANAC, che ha dato un'interpretazione molto netta, dicendo che tutti i termini del procedimento in materia di appalto, e quindi ancorché retti dall'ex specialis, sono da considerare sospesi ope legis. La norma, diciamo che il parere di ANAC dice che comunque c'è la possibilità che le amministrazioni per le procedure urgenti possano comunque procedere a pubblicare gli avvisi. Nulla ci dice però in effetti rispetto al nuovo termine che andiamo a porre, cioè
ex novo. Io ho interesse a fare l'appalto per la manutenzione delle scuole, dove ho avuto, è un caso che è successo a noi, un accertamento dell'ASL che ho dei termini entro i quali devo mettere in essere delle procedure di messa in sicurezza. Considero urgente questa attività, mi do i miei 15 giorni normali, sono sotto soglia per presentare l'offerta, ma mi potrei trovare con una sospensione che opera ope legis, ancorché mi sono rideterminata. Devo dire che ANAC questa delibera l'ha fatta il 10 di aprile, ma già il 14 aprile, rendendosi conto dell'impatto, anche io dico, aggiungo, della interpretazione effettuata, ha fatto una segnalazione al Parlamento raccomandando di intervenire dal punto di vista normativo. Devo dire modestamente che questa necessità l'avevo anche rappresentata, ma tutti sostenevamo che, appunto, come in materia di concorsi è già stato previsto che sono sospesi solo le prove concorsuali, ma restano fermi i tempi per cui non viene richiesto, appunto, la prestazione in presenza, quale può essere il colloquio o la prova d'esame che deve essere effettuata in presenza. E il legislatore è intervenuto anche per precisare o interpretare autenticamente che la sospensione riguardava solo la fase, diciamo, del confronto, cioè della prova. E questo non è avvenuto in materia degli appalti. Questa è una rettifica da fare, perché ritengo che tutti noi abbiamo necessità di fare ripartire questo paese e di fare ripartire l'economia. Perché in un quadro di regole europee che sicuramente non ci premiano, che sicuramente ci vedono sia come rapporto debito-PIL, come paese più esposto, ma ahimè, come le disgrazie non vengono mai da sole, anche questa pandemia ci ha colpiti in maniera più incisiva, la necessità che si riprenda a lavorare, che si rimettano risorse sul mercato in termini di appalti di servizi e di attività diventa ancora più pregnante. Ah, vedo una domanda che mi dice: i capitolati scritti prima del Covid, quindi senza necessarie misure di sicurezza, sono ancora valide? Ma io penso che le misure di sicurezza facciano parte più del piano della sicurezza vero e proprio, per cui sicuramente sarà necessario intervenire in sede di pianificazione dei piani per la sicurezza per gli appalti.